Rieccoci qua puntualmente, Locarno O'Clock è il nome che abbiamo voluto dare al primo appuntamento di questa Locarno 74, la trasmissione che ci accompagnerà per tutti i giorni del festival, Locarno 74 che è il ritorno del cinema in piazza grande, il ritorno nelle sale, ma è anche la prima edizione del direttore artistico, buongiorno Giona Nazzaro. Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutte e tutti. Giona, allora... giornata, un ritorno che sarà effervescente dal tuo programma molto vario, che spazia nei generi. Tu hai detto vietato annoiare. Beh, cosa ci è mancato di più in questi 18 mesi di isolamento forzato? Il piacere di ritrovarsi insieme davanti al grande schermo. Da soli l'abbiamo fatto tutto il tempo. Abbiamo conosciuto Zoom, abbiamo incontrato Teams, abbiamo conosciuto tante persone digitali. Adesso ritorniamo a conoscere le persone che ci siedono a fianco nel cinema, quelle che stanno con noi, quelle che si emozionano con noi, quelle che si commuovono con noi, quelle che si spaventano con noi. E che cosa fanno tutte queste persone insieme? Fanno il cinema. Ed è quello che siamo qui per celebrare in questi 11 giorni. Cinema all'aria aperta e soprattutto tante volte ci sarà da essere spiazzati, da essere sorpresi dalle proposte. E partiamo subito, boom, con il film di inaugurazione, perché è un ritorno di un regista che è stato lanciato qui più o meno una decina di anni fa dai cortometraggi, ma c'è anche la grossa novità, perché per la prima volta sul grande schermo, diciamo, c'è un film dove c'è una N davanti. Beh, allora, Ferdinando Scito Filomarino è una conoscenza dai tempi di Diarchia, presentato nei Pardi di Domani quando se ne occupava Alessandro Marcioni. Da lì abbiamo continuato a seguire Ferdinando attraverso gli exploit di Antonia, uno dei film italiani più interessanti dedicato alla poetessa Antonia Pozzi, e adesso ritroviamo Ferdinando con un'ulteriore mutazione, un film di genere politico, un thriller, ma anche un dramma umanista, un film americano ma ambientato in Europa, diretto da un cineasta italiano, la quintessenza del cinema moderno. La N appartiene a Netflix, il film è stato prodotto dalla Frenesi di Luca Guadagnino ed è stato acquisito da Netflix. Mi sembrava un modo molto interessante per dire che siamo consapevoli che tutto sta cambiando, il Festival di Locarno c'è, ed è interessato a dialogare con tutte le trasformazioni che sono in atto nel cinema e nell'audiovisivo. E lo vedremo anche nei prossimi giorni, i tanti dialoghi tra aspetti diversi, tra mondi diversi. Prima però facciamo un passo indietro, perché oggi c'è un consueto antipasto pomeridiano, 3:30 l'appuntamento al Fevi con la proiezione di un cinema muto musicato dall'Orchestra della Svizzera Italiana. Questa volta, diciamo così, visto che c'è sempre Locarno O'Clock, c'entra anche qui l'orologio, Safety Last, film ovviamente del periodo d'oro dei comici americani. Safety Last è la prova che il cinema muto è forse il cinema più moderno di sempre. Si dice cinema muto perché non c'è il sonoro e questo sembra l'uovo di Colombo, ma quando uno li scopre, li ritrova proiettati sul grande schermo questi film, si rende conto che c'è una vitalità e una generosità di idee pazzesca. Per cui perché non mantenere sempre vigile il ricordo della bellezza di quel cinema, soprattutto quando li si può musicare dal vivo e provare quello che provavano i nostri pro genitori cinefili quando andavano al cinema e si emozionavano perché c'era l'orchestrina che musicava le corse, le cavalcate, gli inseguimenti dei loro beniamini al cinema. Questo è un capolavoro del cinema moderno. Quando diciamo siamo stressati, Harold Lloyd lo era già. Quando diciamo oddio mi manca il tempo, Harold Lloyd lo sapeva già. Il cinema muto c'era già arrivato. Questo film è un autentico capolavoro sull'inquietudine metropolitana e, se vogliamo, anche il progenitore delle tante inseguimenti automobilistici che abbiamo poi visto, il bracciamento della legge, sarebbe... Harold Lloyd ce l'ha già stato. Ecco, là c'è già stato, manca ancora, diciamo così, abbiamo parlato di film, ma ci sono anche gli incontri con delle persone e anche i premi, e c'è una signora del cinema che stasera arriva in Piazza Grande, Letizia Castà. Sì, accogliere Letizia Castà in Piazza Grande è un grandissimo onore. Quando si è trattato di immaginare quale personalità potesse in qualche modo riassumere l'idea che avevamo di Locarno che ritornava in piazza dopo questi
terribili mesi, abbiamo detto ci serve un nome che sia nobile, un nome che sia nell'immaginario popolare, un nome che sia ancorato nel cinema d'autore. Sembrava una Mission Impossible, abbiamo detto ma Letizia Castà, chi meglio che di un'attrice che dalle passarelle è passata al teatro, che da Asterix e Obelix è passata a Raoul Ruiz, che ha incarnato Brigitte Bardot ed è diventata il simbolo di quello che oggi significa essere un'attrice libera, creativa, una donna moderna che segue soltanto il proprio ritmo. E questi, diciamo così, sono gli aromi, i consigli, i suggerimenti che ci ha dato di questa prima giornata. Noi naturalmente torneremo qui tutti i giorni, sempre con lo stesso obiettivo, cioè dare qualche consiglio. Intanto, se volete qua a fianco potete cliccare su quelli che sono i trailer, alcuni assaggi visivi della giornata di oggi, ma soprattutto l'augurio è per un buon inizio di festival. A Giovanna Nazzaro e a tutti voi. Buon festival e buone visioni.